cogliere un attimino la battuta di Riccardo Patrese, voi non avete idea, questo pilota stupendo, come riesca a concentrarsi, ma come purtroppo per troppe volte la vittoria gli sia scappata. Ogni volta diceva sfortuna, sfortuna, ma a me non interessa, diceva sfortuna, io devo riuscire ad arrivare, e effettivamente ha perso parecchie occasioni. Qui a Imola vincere per lui credo che sia uno dei più grandi regali potesse mai avere, veramente Patrese lo meritava anche per cancellare quei fischi poco sportivi dell'83, come avrete ricordato, immagino, e quindi volevamo proprio cogliere la primissima impressione di un Patrese ultra felice, Patrese che è riuscito a far spostare il tifo su questa macchina, tra l'altro con un team manager si sta baciando tutti. Riccardo, bravo. È andata bene, non so cosa dire, guarda. Stupendo, sta piangendo. Siamo riusciti a allungargli il microfono, veramente simpatico. Ci cercava con lo sguardo proprio per dare a tutti i telespettatori e i suoi fans questo momento di gioia e da dividerlo con tutti. Veramente, bisogna conoscerlo sto ragazzo, che di solito sembra introverso. Due, Lotus Lamborghini di Warwick e Donnelly. Ecco, Ezio, sì, dimmi. Commenta tu che sei più vicino. Ecco, siamo sotto il palco, c'è Riccardo Patrese che alza questa enorme coppa, chissà per quanto l'ha sognata. Sportivamente Gerard Berden applaude e Nannini lo troviamo un attimo contrario, ma probabilmente è solo una questione di fatica fisica. Tra l'altro abbiamo visto anche Paolina che è salita da dietro per andare a complimentarsi. Devo dire, questi due ragazzi, tra l'altro, per chi non lo sapesse, io parlo di Patrese e Nannini, sono amici per la pelle anche fuori dalle corse, si prendono in giro volentieri. Fatto soffrire tutti. Ho sofferto anch'io, perché gli ultimi giri sono stati veramente una pena, perché tutto andava bene, ma con le esperienze che ho passato in questi anni, fino a che non ho visto la bandiera, avevo una paura terribile. Senti, le acque minerali, lì ho una curiosità. Dicevi adesso ce la faccio, adesso ce la faccio. Ti ricordavi l'83 quando proprio sei finito contro? Guarda, ho passato Gerard esattamente nello stesso punto dove ho passato Tambene l'83. Quando l'ho passato ho detto, da questo momento in poi devi stare bene attento, perché non puoi fare quello che è successo nell'83. Direi che ho fatto più fatica a fare gli ultimi 7-8 giri che tutto il resto della gara. Sentimi, quindi adesso ha ritrovato il sorriso, però prima era distrutto, mi sa che non c'è neanche il fisico a questo punto, che succede? Ma non è che non c'ho il fisico c'era, è che c'ho tutta questa parte bloccata. Perché non freno, dire dove, sì. Non diciamo dove, ma c'avevo il freno che mandava giù a metà, e quindi adopravo tutto un altro movimento che in genere adopro, tutto piegato la gamba, e quindi mi si rifletteva qui e da ultimo non riuscivo più quasi a frenare. Ecco, diciamo che è una realtà, questa Benetton non è un caso episodico, con la preparazione tua e di Piquet sta venendo su molto bene. Ma la macchina, diciamo, è nuova perché è uscita ora per la prima volta, però in gara va molto bene. Abbiamo ancora dei problemi a usarla in qualifica, infatti a me non mi riesce ad operare le qualifiche, perché forse la macchina, avendo un po' più di grip, mi rolla un po' di più con le qualifiche e quindi perdo effetto suolo. Comunque non sta andando male. Attardato immediatamente da problemi di gomme, Prost è stato costretto alla fermata per il cambio dei pneumatici e successivamente i suoi attacchi alla Benetton di Nannini si sono rivelati fallimentari. Nigel Mansell, dal canto suo, ha dato fiducia al tecnico argentino optando per la nuova Ferrari, che altro non è che la monoposto dell'anno scorso, modificata in alcuni particolari. Una scelta che si è rivelata molto saggia, visto che il pilota inglese, errori tattici a parte, è stato l'unico ad avere dato l'impressione di poter tenere in maniera agevole il passo delle vetture rivali. Ma da cosa dipende la crisetta della Ferrari a Imola? I responsabili della gestione sportiva puntano l'indice sulle gomme radiali della Goodyear, che mal si adatterebbero alle sospensioni delle monoposto di Maranello. Resta il fatto che McLaren, Williams e in gara la Benetton non hanno sofferto di alcun tipo di problema di questo genere. I test svolti sul circuito del Santerno all'indomani della corsa non hanno fatto altro che confermare ciò che si è visto in corsa, con Mansell decisamente più lento di Ayrton Senna, la cui McLaren era equipaggiata dello stesso tipo di pneumatici della Ferrari. Quindi non si tratta solo di un problema di gomme, e a questo proposito c'è da ricordare che la casa di Maranello ha abituato spesso a puntare l'indice sui fornitori esterni. Accadde anche ai tempi della Firestone, e la storia si sta ripetendo pari pari anche quest'anno.
Le magagne sono da individuare altrove, probabilmente nell'efficienza telaistica e nella resa stessa del propulsore 12 cilindri, apparso anche a Imola in debito di cavalli rispetto agli Honda e poco affidabile. È un rosso opaco quello che la Ferrari ha mostrato al Gran Premio San Marino, ma c'è ancora tempo per correre ai ripari, guardando in faccia la realtà, permettendo ai piloti di lavorare in perfetta armonia. In caso contrario si andrebbe incontro a cocenti delusioni e questo i tifosi del cavallino non lo permetterebbero più.